Uno dei migliori prodotti di Surbios torna su PlayStation VR 2 con un'edizione tutta nuova che non solo va a migliorare enormemente l'aspetto tecnico del gioco, ma va anche ad aggiungere una grande quantità di contenuti. Creed Rise to Glory è sempre stato il mio gioco di box VR preferito, dritto, chiaro e senza fronzoli, bello da vedere e pulitissimo nelle sue meccaniche. Non era niente di particolarmente originale, ma l'idea era vincente, un gioco di box nei panni di Adonis Creed che ripercorreva le vicende dell'omonimo film di Ryan Coogler, diviso tra i classici combattimenti e delle squisite sezioni allenamento. Se sui combattimenti c'è poco da dire, se non che le meccaniche che li regolano sono eccellenti nel loro bilanciamento tra realismo e arcade, gli allenamenti pre-partita sono inaspettatamente anche più interessanti. Si tratta sostanzialmente di una serie di minigiochi a tempo, uno in fila all'altro, atti a far stancare il giocatore il più possibile e a restituirgli un grado che andrà a influenzare la resistenza del proprio alter ego durante lo scontro. La corsa, il punching ball, la difesa e così via, piccole proposte ludiche della durata di pochi secondi che messe in fila restituiscono un respiro ancora più personale al core gameplay di Creed Rise to Glory. Estremamente interessante anche la possibilità di crearsi dei veri e propri workout attraverso una sezione standalone appunto del gioco, oltre che alla possibilità di giocare online contro altri giocatori in scontri all'ultimo sangue. Il gioco era già eccezionale su questo e ovviamente su PC, ma questa nuova versione va ad aggiungere un elemento molto importante, ovvero una nuova campagna. Proseguendo il racconto di Creed, narrato ricalcando il primo film, la Championship Edition offre una storia aggiuntiva denominata Legacy, che propone un'altra oretta abbondante di divertimento a singolo giocatore attraverso le medesime modalità proposte nella vecchia campagna. È una bella aggiunta che non stravolge la formula e che non cambierà il prodotto per chi lo aveva già apprezzato altrove, ma bene che in quel di Surbios si siano rimessi a lavoro su uno dei loro migliori prodotti. Visivamente lo scarto con la versione PlayStation VR 1 è ovviamente fortissimo, ma quello che stupisce è lo scarto con la versione PC VR. Il motivo è semplice, la versione PC, al contrario di quella standalone, è l'unica a non aver ricevuto l'upgrade della Championship Edition, che va a proporre modelli, illuminazione ed effettistica rifatte totalmente da zero. Non conosciamo esattamente i motivi di questa scelta, ma la discriminante è probabilmente da affibbiare alla quantità di utenza raggiungibile, davvero troppo poca su PC rispetto a quella presente sul mercato standalone e su quello PlayStation VR 2. Vien da sé che la versione migliore di Creed sul fronte tecnico oggi è quella di PlayStation VR 2, sia per questo motivo sia per il pannello, sempre straordinario, del nuovo visore di Sony. Il problema è che essendo Creed un titolo piuttosto movimentato, se PlayStation VR 2 tende a ballarvi sulla testa, non è comunque questa la miglior versione del gioco in termini assoluti. Anche il cavo fa la sua parte, ma il titolo di Surbios va giocato senza impicci, senza preoccupazioni su sweet spot e fastidi vari, va affrontato esattamente come un match di pugilato, senza alcun pensiero che non sia buttare giù il nostro avversario. Quindi sostanzialmente se trovate PlayStation VR 2 non troppo comodo, soprattutto nei giochi più movimentati, e avete a disposizione un Quest 2, optate per quest'ultima versione, che è comunque la versione aggiornata, chiaramente graficamente meno importante di quella PlayStation VR 2, però insomma vi permette di giocarlo in tutta serenità. Al contrario, se trovate PlayStation VR 2 comodo, come d'altronde il sottoscritto e tutt'al più non vi dà fastidio il cavo, la versione PlayStation VR 2 di questo nuovo Creed sicuramente è quella che fa per voi. Ah, dimenticavo, sono anche arrivate le lenti PlayStation VR 2 di VR Rock, che stavo aspettando da un sacco di settimane, finalmente sono arrivate, c'è tantissima richiesta per queste lenti. Lenti graduate, appunto, fatte su misura per PlayStation VR 2, se portate gli occhiali, se volete delle lenti anti-luci blu o semplicemente se volete, preservare le lenti originali di PlayStation VR e non volete rigarle. Queste lenti qua partono da 60 euro. Sono molto comode, cioè non sono comode come quelle Quest 2 Pico eccetera, sono sincero, sono meno comode perché la forma di PlayStation VR 2 non permette una lente sottile come quelle degli altri visori, quindi tendono un pochino a toccarvi il naso più delle altre, non sono magnetiche come le altre, sono incastro, però funzionano, devo dire, tutto sommato bene. Col nostro codice sconto VR Italia, come sempre, potete acquistarle a un prezzo minore e insomma, se portate gli occhiali, io un giretto sul sito di VR Rock me lo farei.